Caro figlio mio, voglio raccontarti di uno dei tanti viaggi che ho fatto, e sicuramente il più bizzarro, ed è quello sul pianeta Terra. Quella dei terrestri è una razza strana, molto divertente. Passano ore ed ore ad osservare un cubo parlante che li riempie di notizie negative e mostra programmi assolutamente inutili dal punto di vista evolutivo. I più piccoli sono costretti ad andare a scuola, dove concetti di amore, gioia, responsabilità e ricchezza non vengono minimamente accennati. Le persone non hanno la minima idea di avere una missione. Si considera la povertà una virtù e non un riflesso di uno stato di coscienza. Si divide ancora tra ciò che è spirituale e ciò che è materiale. E ignorano che c'è un'unica energia che pervade l'universo. Le persone poi amano lamentarsi, giudicare ed invidiare. Hanno creato un'idea di democrazia con la quale vince la maggioranza, che è molto ignorante, e le idee dei più saggi tra loro non vengono minimamente prese in considerazione. Le persone non gestiscono i loro pensieri e credono che sia normale avere una mente che si comporta come una scimmia impazzita. Quando un terrestre prova un'emozione negativa, invece di lavorarci su per integrarla, scappa o si anestetizza in mille modi diversi. I terrestri credono che le emozioni negative vengano da fuori, che qualcuno o qualcosa all'esterno può fargliele provare, e ignorano che quelle emozioni erano già seppellite in loro mesi prima, a volte anche anni prima, nel loro inconscio. Su questo pianeta sono all'età della pietra psicologica. Gli abitanti sono superstiziosi, credono al caso. Nonostante gli eventi della loro vita li creano loro col contenuto del loro inconscio, vivono nella paura e nella preoccupazione. I loro stati emotivi e mentali creano le loro circostanze esterne, ma non se ne rendono conto. Per esempio, una persona che ha un'attività crede che se i clienti arrivano oppure no dipende dal caso. Una donna single pensa che è sfortunata a non trovare il partner che desidera. Una persona che passeggia crede che se prende una malattia oppure no dipende dal caso. Tutti i giorni ignorano che sono loro che creano la loro realtà. Tutti i giorni le persone sacrificano doni al dio della paura, perché ogni essere umano spera che le cose gli vadano bene, ignorando che è in lui la causa di ciò che vive e che il suo mondo è solo uno stupido riflesso. Credono alla fortuna e alla sfortuna, e non capiscono che i loro stati interiori creano le circostanze esterne. La più grande convinzione dell'uomo è quella di poter cambiare la sua vita senza cambiare se stesso. È così convinto che il mondo abbia una sua volontà che non riesce proprio a capire che il suo mondo è un semplice specchio. Le persone ricercano l'amore, la ricchezza, la felicità e tutto ciò che desiderano all'esterno di loro, non capendo mai che il paradigma è essere, fare, avere. Loro credono che i pensieri ricorrenti che hanno e le emozioni ricorrenti che provano non hanno nessuna importanza. Caro figlio mio, so che le mie parole possono sembrarti fantascienza, ma ti assicuro che gli abitanti della Terra vivono così, ignorando che il mondo interno crea l'esterno. Non comprendono che qualsiasi cosa accade esternamente nella loro vita deve avere la loro approvazione interiore per manifestarsi. Sono esseri poco evoluti ed egoisti. Ignorano qualsiasi legge universale e nonostante questo hanno la profonda convinzione che la loro opinione conti. Sono esseri ignoranti, ma credono che la loro opinione conti qualcosa. Ad ogni desiderio di cambiamento, un terrestre deve fare i conti con chi vive intorno a lui, perché l'evoluzione su questo pianeta non viene vista di buon occhio. Se decidi di essere mediocre, tutti ti lodano.
ma se punti all'eccellenza ti fai tanti nemici. La loro ignoranza la mostrano maggiormente quando intraprendono dei percorsi di crescita personale o spirituale. Ignorano che l'evoluzione di un occidentale passa dall'avere un ottimo rapporto con la materia. Quindi il denaro, il successo, la famiglia, il sesso, e pensano invece che possono evolvere rifiutando la materia, perché loro si sentono spirituali. È un po' come se un corridore corresse con una gamba sola, perché in questo modo si sente spirituale. Se poi hanno un nemico, non lo perdonano mai e vivono tutta la loro vita nel risentimento e credono anche che sia una cosa normale. Potrei stare ore a descriverti questi strani esseri che popolano la Terra, ma ci tengo a dirti che nonostante siano esseri molto bizzarri e poco evoluti, hanno in realtà dentro di loro un potere enorme che ignorano totalmente, ma che un giorno scopriranno e riusciranno ad esprimere appieno.